Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura una lunga pagina dedicata agli incendi che purtroppo continuano a funestare la nostra regione. Continua a bruciare la montagna Teramana, gli incendi per la maggior parte dolosi stanno distruggendo decine di ettari non solo a Monte Foltrone e Santo Stefano di Torricella Sicura, ma anche a Magnanella e Crognaleto. I sindaci chiedono di ripensare le strategie di sorveglianza e di repressione dei piromani. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Nel Teramano il fuoco sta divorando ancora Monte Foltrone e già sono 15 gli ettari andati distrutti, mentre se ne contano 10 di ettari appena devastati dalle fiamme a Santo Stefano di Torricella Sicura. Incendi dolosi, ormai è cosa certa, che inquietano fortemente la popolazione. Chi potrebbe mai concepire un tale piano folle e criminale? Torna così prepotentemente il tema della maggiore prevenzione sugli incendi boschivi, compito svolto da sempre dal Corpo della Forestale, che recentemente però ha subito un depotenziamento per essere accorpato ai carabinieri. Per il sindaco di Torricella, D'Aliene Palumbi, il territorio ha perso così sentinelle preziose ed ora si deve ripensare ad una nuova strategia di vigilanza. Questa mattina ho parlato con il coordinatore della Protezione Civile, signor Golia Carmine. Mi ha detto che la situazione a Santo Stefano, quindi a Montefano, è abbastanza sotto controllo. C'è qualche fumaiola che ancora è acceso, però insomma, non c'è pericolo né per le abitazioni né per le strade. Vi siete fatti un'idea di chi può accendere questi fuochi? Io non faccio l'investigatore, quindi non è che posso sapere chi accende i fuochi. Credo che la maggior parte sono di origine dolosa e quindi naturalmente la questione un po' mi preoccupa. Io d'altronde sono stato sempre contrario a togliere il Corpo Forestale dello Stato, tant'è che nel 2015 il Consiglio Comunale di Torricella aveva già fatto una delibera a tutela della conservazione del Corpo Forestale dello Stato. Secondo me hanno sbagliato a toglierlo, perché oggi a Torricella abbiamo il comando stazione, i quali comunque non fanno più quel servizio che facevano una volta. Prima facevano un servizio di prevenzione e repressione. Loro andavano a fianco dei vigili del fuoco. Oggi questo non avviene più e secondo me è stato un errore e oggi lo stiamo pagando. Io quello che dico ai cittadini, insomma, chiunque ha delle notizie, delle indicazioni di segnalarlo al comune, così cercheremo comunque di beccare qualcuno. Ripeto, se tutti quanti insieme siamo attenti, riusciamo a fare qualcosa, altrimenti solo le forze dell'ordine e il comune non riusciamo a fare nulla. Avete pensato di mettere delle camere, per esempio, sulla strada? Lo stiamo già facendo questo, l'abbiamo già fatto e lo stiamo facendo ancora, cercheremo ancora di incentivarlo. Devo dire una cosa, abbiamo, da un anno che abbiamo il modulo antincendio come protezione civile, devo dire che sta lavorando a ritmo pieno. Incendi vengono segnalati non solo a Monte Foltrone e Santo Stefano di Torricella Sicura, ma anche a Magnanella e a Nerito di Crognaleto, una montagna meravigliosa presa di mira da piromani impazziti, a cui le forze dell'ordine stanno dando una caccia senza quartiere. E incendi purtroppo da nord a sud della regione. Altro focolaio importante purtroppo è quello del Parco della Maiella, il Monte Morrone. C'è stata una riunione operativa a Sulmona per fare il punto della situazione. Ascoltiamo il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, proprio a margine della riunione. Noi continuiamo a fare in modo che questi numeri non diminuiscano ma possano essere implementati. Valutate che dall'inizio ad oggi il personale dell'esercito è passato da 40 a 65 unità. Purtroppo lo scenario è caratterizzato da un aumento di lingue di fuoco anche in altri comuni. Nell'arco della giornata di ieri abbiamo avuto Prezza, abbiamo avuto Pacentro, adesso abbiamo avuto notizia che dal Lazio c'è una situazione da approfondire riguardante Antrodoco che potrebbe scavallare e arrivare in Abruzzo. Per questo col prefetto dell'Aquila abbiamo convocato e anche assunto a noi le informazioni derivanti da una riunione tecnica per fare sì che in anticipo ci si muove con la macchina del pronto intervento e anche delle azioni di contrasto. Oggi sul punto del fuoco del Morrone e di Prezza sono all'opera due Canadair, l'Erickson che è un vero e proprio bombardiere d'acqua, più un elicottero e più mezzi da terra. Arriveranno di qui a qualche minuto altri due Canadair francesi e stiamo cercando di determinare il recupero anche del terzo Canadair che ieri
purtroppo è entrato in avaria per via dell'esercizio. Quindi alla fine noi puntiamo ad avere 5 Canadair e l'Erickson, che è il bombardiere d'acqua, per fare in modo che si riesca a vincere il fuoco sul Morrone e si riesca a governare anche il fuoco di Prezza. Poi dobbiamo rimettere mano al fuoco nella zona della Marsica, essendo sicuri che quello di Antrodoco non riesca a scavallare. Sinistra Italiana annuncia proprio sul disastro del Morrone un'interrogazione in Parlamento confermarlo. È Loredana De Petris che scrive: il Monte Morrone è quasi completamente distrutto, oltre 1000 ettari di Parco Nazionale della Maiella incendiati. Questo disastro ambientale non dipende solo dalle azioni criminali degli incendiari né dalle condizioni climatiche. La catastrofe ambientale dipende soprattutto dai ritardi inspiegabili e intralci burocratici che, sommati allo scioglimento del corpo forestale, hanno impedito di domare tempestivamente le fiamme. Questo ovviamente sarà l'oggetto della interrogazione urgentissima alla riapertura dei lavori parlamentari. Ora la cronaca: due cugini, una donna di 43 anni e un giovane di 27, sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile della questura di Chieti per rapina. I due avvicinarono lo scorso 2 agosto un settantenne con la scusa di metterlo in guardia da un problema di salute. Riuscirono a prendergli la catenina d'oro. In via di definizione anche l'identificazione di una terza persona, il servizio di Paolo Renzetti. Nasce come truffa, ma poi si trasforma in rapina, semplicemente perché due persone hanno avvicinato con una scusa una persona che stava, diciamo, curando il suo orto, una persona di più o meno 70 anni, forse qualcosa in meno, con una banale scusa dicendo che cercavano una non meglio precisata persona. La vittima ha risposto che non conosceva questa persona. Allora la signora si è avvicinata spacciandosi per un'operatrice sanitaria, una persona della ASL, e ha cominciato a tastargli il collo dicendo al signore che aveva i linfonodi ingrossati. Nell'occasione però con molta abilità gli slacciava una catenina d'oro impossessandosene. La vittima se ne accorgeva, reagiva prontamente. A quel punto interveniva il complice e sferrava prima un pugno alla vittima, successivamente, non contento, con un tondino di ferro lo percuoteva le gambe. E poi, dopo quest'ultima azione criminosa, si allontanavano di corsa e entravano all'interno di una macchina dove c'era un complice ad attenderli, e poi ovviamente si davano precipitosa fuga. Terzo complice ancora in via di identificazione, però siamo riusciti a identificare i due, che sono due persone di Etnia Rom, precisamente due cugini. La donna è stata arrestata a Fossa Cesia, mentre l'uomo è stato arrestato a Monte Silvano. L'indagine è stata breve ma intensa. Innanzitutto c'è stato un primo intervento della volante che ha raccolto la prima deposizione della vittima. Successivamente, grazie a alcune immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona, siamo riusciti a capire il modello dell'autovettura con la quale si erano allontanati. Sono due persone gravate di diversi procedimenti penali per reati dello stesso tenore, quindi riteniamo che possono aver colpito, insomma, anche in altre occasioni. Restiamo alla cronaca e ci spostiamo a Vasto. Dopo 2 anni alla guida della Procura, Giampiero Di Florio redige un primo bilancio della lotta alla criminalità in città e nella zona del Vastese. Di Florio si dice soddisfatto dei risultati raggiunti e invita a non creare facili allarmismi. Sentiamo. Giampiero Di Florio, da 2 anni alla guida della Procura di Vasto, stila il bilancio delle attività di contrasto alla criminalità. Il resoconto per il procuratore è tutto sommato positivo. Nonostante ci sia stato un aumento dei predatori, furti e rapine, le forze dell'ordine sono riuscite a fronteggiare quasi in tempo reale i pericoli sempre più presenti.
Il rapporto della Direzione Investigativa Antimafia, presentato al Parlamento, parla delle infiltrazioni nel Vastese, evidenziandolo come un territorio a rischio, perché confinante con regioni dove è presente una forte e radicata criminalità organizzata. Secondo l'ultimo sondaggio, il convegno che abbiamo fatto per parlare di sicurezza e di legalità, come sapete l'idea è sempre quella, cioè il cittadino si sente colpito da quei reati contro il patrimonio che lo aggrediscono direttamente. C'è un'attenzione minore per quei fatti che secondo me sono importantissimi, che incidono molto anche sul rapporto delle istituzioni, che riguardano i reati della pubblica amministrazione, dove devo dire per la verità ci sono più iscrizioni rispetto agli anni passati, ma vi è meno attenzione anche chi magari dovrebbe raccontarci qualcosa, è spesso chiuso in questa omertà che non si giustifica. Comunque il procuratore non vuole creare allarmismi inutili, ribadendo il continuo e costante monitoraggio da parte delle forze dell'ordine. Ed ora andiamo a Francavilla, dove la demolizione di Palazzo Sirena è quasi completata, ma non si placano le polemiche. D'altra parte la Procura della Repubblica di Chieti ha anche avviato un'inchiesta sui lavori in Piazza Sirena. Il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, però si dice sereno. Ascoltiamolo. Sindaco Luciani, continuano le polemiche sulla demolizione di Palazzo Sirena, c'è anche questa inchiesta che è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Chieti. Non è la prima inchiesta che subisco, forse da quando faccio il sindaco sarà la decima. Fino ad ora tutte si sono concluse con archiviazioni, non ho dubbi che anche questa si concluderà con l'archiviazione, ma io voglio che il magistrato approfondisca, così quando sarà terminata, chi ha fatto quella denuncia e chi fa gli esposti avrà l'ennesima prova che noi facciamo le cose seguendo la legge, facendole bene, senza nessun dubbio. Per fortuna, lo ripeto spesso, faccio l'avvocato, perché se avessi fatto un altro mestiere, il sindaco di Francavilla forse in questo periodo così contrastato non avrei potuto farlo. Si parla anche di spese che sarebbero state sostenute dall'amministrazione comunale di Francavilla sul vecchio Palazzo Sirena negli ultimi mesi, prima di questa demolizione. Siccome non sanno più cosa inventarsi, ora hanno trovato delle determine di manutenzione e di spese. Io rincaro la dose, non è che abbiamo speso 3-4 mila euro, abbiamo speso 600 mila euro, ma li abbiamo spesi dove? Nel Palazzo Sirena, ma questo lo sanno tutti i cittadini, perché la torre che vedete alle mie spalle, che è il Palazzo Sirena, contiene all'interno un auditorium che ha una sala multimediale perfettamente ristrutturata, un suo ascensore, delle sue scale. Abbiamo già fatto 3 commissioni pubblici spettacoli per dotarla finalmente, dalla data della sua costruzione, di agibilità. Quindi altro che 6.000 euro di spese, ne abbiamo spese tante di più, però capisco che proprio non c'è più argomento, non esiste più un qualcosa che abbia un minimo di raziocinio. E vabbè, ma noi continuiamo per la nostra strada come abbiamo sempre fatto, con l'affetto di tutti i cittadini. Messe da parte le polemiche con Sgarbi e con l'onorevole Gianni Melilla? Sì, io mi scuso anche se ho perso un attimo le staffe con l'onorevole Gianni Melilla, perché l'ho detto in più interviste, mi è dispiaciuto il fatto che lui non mi abbia chiamato personalmente, ancora oggi non lo faccio, per chiedere spiegazioni. Però detto questo, Gianni io lo considero un amico, abbiamo avuto un diverbio, in politica ci sta tutto, ci sta anche questo. Per quanto riguarda Sgarbi, Sgarbi chi? Perché non mi risulta che sia un'istituzione, non mi risulta che sia nulla Sgarbi, quindi voglio dire, non fare la polemica con Sgarbi è proprio una cosa che non mi appartiene. Ora ci spostiamo di pochi chilometri a Pescara per parlare dei problemi legati al fermo biologico. Andiamo al porto Canale, dove da oggi sono fermi i pescherecci per la marineria di Pescara. È un'estate con diversi problemi da risolvere, purtroppo non è la prima estate che presenta gravi problematiche. Sentiamo. Quali sono le problematiche che al di là del fermo siete costretti ad affrontare giorno dopo giorno? Punto molto molto delicato e al riguardo i lavoratori dipendenti e anche al riguardo le imprese, perché dobbiamo prendere ancora il fermo biologico 2015-2016. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, ecco, il mese di agosto è stato un mese molto ma molto povero, pieno di una crisi che noi già sapevamo. E quindi ora per riavere uno stipendio accettabile dovremo aspettare la fine di novembre, perché tornando in mare l'8 ottobre, anche la prima settimana di ottobre,
non possiamo lavorare. Poi ulteriore situazione molto gravosa è data dal fatto che noi fermiamo insieme al Tirreno, cosa che non è mai accaduta. Gli altri anni noi fermavamo ad agosto e il Tirreno fermava a settembre. Ora invece fermiamo tutte e due a settembre e torniamo tutte e due, le marinerie adriatiche e Tirrene, nello stesso periodo torneremo in mare. Quindi non sarà un esplà come gli anni scorsi. Questo è un altro indice di chi poi non è competente al riguardo della problematica del mare, perché non è che si risolve il problema dei pescatori o del mare con dei fermi che non stanno né in gelo né in terra come quello di quest'anno. E adesso invece apriamo una lunga pagina dedicata alla perdonanza celestiniana. Dopo un lungo e complesso restauro durato 8 anni, la bolla del perdono torna all'Aquila e resterà nei saloni della Banca d'Italia sino a domani sera. Vediamo il servizio della redazione aquilana. 8 anni per il restauro, ma questa mattina finalmente la bolla del perdono ha fatto rientro a casa. Resterà in esposizione per il periodo della perdonanza nella sala centrale della Banca d'Italia, nel cuore del centro storico dell'Aquila, sino a domani sera. Poi tornerà alla Guardia di Finanza, che la custodirà fino a che la Torre Civica di Palazzo Margherita tornerà agibile. Un lavoro complesso e certosino, quello del restauro della pergamena, dal momento che l'inchiostro era molto rovinato. Per la Banca d'Italia un momento di forte emozione. È un effetto molto importante, è un bagno di emozione che oggi abbiamo vissuto io personalmente, ma soprattutto i colleghi di L'Aquila, che sono tutti sostanzialmente aquilani, e quindi le lascio immaginare quanta emozione e quanto vivono loro questo momento. E devo dire che sono riusciti anche a trasportare me stesso in questa grande esperienza che veramente riconosco è un evento che merita, come giustamente oggi diceva il sindaco, la proposta di riconoscere come patrimonio immateriale dell'UNESCO. E su questa strada si deve lavorare tutti insieme, perché merita che tutto il mondo conosca il valore sociale, storico, religioso di quello che un Papa così umile ma così lungimirante, innovativo e rivoluzionario ha saputo fare con quella bolla del perdono nel 1296. L'istituto non è nuovo ad iniziative di arte e cultura. Da dopo il terremoto, grazie anche alla collaborazione con il Museo Munda, la banca ospita opere d'arte e nel recente passato ha ospitato anche le lettere per l'elezione di Papa Celestino. Fino ad oggi, giorno che resterà impresso nella storia e nella memoria per l'importanza e il valore simbolico che la bolla ha per gli aquilani e per il mondo intero. Ed è una perdonanza blindata, chiaramente sono alte le misure di sicurezza e alta l'attenzione dopo gli attentati che ci sono stati nell'ultimo periodo, misure speciali con la basilica presidiata, con transegne antipanico, questi gli effetti del terrorismo internazionale sulla perdonanza celestiniana. L'organizzazione però è sembrata molto curata ed ordinata. Prato antistante la Basilica di Colle Maggio completamente transennato. Sono le nuove disposizioni di sicurezza adottate da quest'anno in occasione della 723esima edizione della perdonanza celestiniana, delle transenne che hanno occupato tutto il prato antistante la Basilica, transenne antipanico, misure adottate per la sicurezza, misure adottate anche per l'antiterrorismo, così come del resto sono state adottate per i concerti che hanno caratterizzato questo periodo della perdonanza celestiniana. Per quanto riguarda invece la Porta Santa, i fedeli entrano dalla Porta Santa ma riusciranno dalla navata centrale, quindi dalla porta principale della Basilica. Misure speciali di sicurezza per questa edizione numero 723 della perdonanza celestiniana. Concerti a numero chiuso e braccialetti e speciali transenne antipanico lungo tutto il percorso nel prato antistante la Basilica di Colle Maggio. Disposizioni del Viminale recepite anche all'Aquila, in parte legate alle misure antiterrorismo e in parte legate anche ai fatti di Torino in occasione di una partita di calcio. Fatto sta che per molti eccessive in realtà tutto si è svolto in maniera molto ordinata e sicura, considerando anche le difficoltà di una città terremotata. Un movimento turistico buono all'Aquila in questi giorni, le guide lavorano.
Beh, un po' come tutti gli anni, la perdonanza richiama sempre tanta gente, il turismo è sicuramente al massimo per quello che la città attualmente offre. Ci piacerebbe un po' vederlo più spesso questo turismo, però devo dire che in questo momento assolutamente è piacevole rivedere la città piena di gente. Presente anche un nutrito gruppo della Polonia, da Zielona Góra, città gemellata con L'Aquila ormai da anni. Sì, sì, siamo per prima volta qua, è una bellissima esperienza, siamo contentissimi. Con voce anche Don Rafau, ecco, vogliamo sapere da lui invece che cosa l'ha colpito della storia dell'Aquila, della perdonanza. Qui c'è stato il primo giubileo della storia, la Porta Santa, le guide, insomma, vi hanno un po' raccontato. Che cosa l'ha colpito nel messaggio di Celestino V? Allora, noi abbiamo conosciamo la perdonanza mai da vicino, però la perdonanza lo conosciamo, volevamo solo vedere e sentire con il cuore che cosa ha fatto Celestino V, e quindi volevamo sentire proprio con nostro cuore. Ora apriamo l'ampia pagina dedicata allo sport, iniziamo dalla Serie B, ovviamente dal Pescara. È cominciato in maniera trionfale il campionato del Delfino, che all'Adriatico con Cornacchia ha travolto il Foggia per 5-1, mattatore di giornata il centravanti Stefano Pettinari, che è preferito a Gans, ha siglato una tripletta. In gol anche Benalì e Mancuso. Vediamo il servizio della partita e poi andiamo ad ascoltare anche le riflessioni dei due allenatori nel dopogara. Nella sfida che metteva di fronte il maestro e uno dei suoi allievi prediletti, l'ha spuntata il 70enne tecnico del Pescara, che non ha avuto pietà al cospetto dei Satanelli. È tornata Zemallandia, presto per dirlo, ma se chi ben comincia a metà dell'opera, allora c'è da essere ottimisti. Il 5-1 finale è severo per il Foggia, ma questa volta è giusto vedere il bicchiere bianco-azzurro tutto pieno, in attesa della crescita di alcuni elementi e la chiusura di un mercato mai tanto lungo. Zeman, costretto a rinunciare per motivi vari a Bovo, Fornasier, Zampano, ha scelte quasi obbligate nelle retrovie con Pigliacelli a difesa della porta e davanti all'ex trapanese Crescenzi, per Rotta, Coda e Mazzotta, centrocampo con Koulibaly, Brugman e Proietti, e in avanti il trio è formato da Del Sole, Pettinari e Capone. Nel Foggia Giovanni Stroppa, senza Loiacono e Bacca squalificati e in attesa di Nicastro, si affida a diversi undicesimi della passata stagione. In panchina gli ex Pelizzoli e Coletti. Si comincia agli ordini di Saia di Palermo in un pomeriggio caldo di fronte a quasi 14.000 spettatori. L'avvio dei biancazzurri con il quarto un brivido in area dei Dauni, con Del Sole che non riesce però ad intervenire su un cross tagliato insidioso di Capone. Al settimo Proietti e Capone inventano, e Pettinari davanti a Guarna non sbaglia per il vantaggio biancazzurro. Pescara in cattedra, la squadra di Stroppa prova a reagire, la gara è godibile con numerosi capovolgimenti di fronte. Al 32esimo Foggia pericoloso con Deli e soprattutto poi qualche istante dopo con Fedato, ma con Pigliacelli che dice di no alle conclusioni foggiane. Nella ripresa Zeman corregge la sua squadra lasciando negli spogliatoi Koulibaly e Capone e lanciando nella mischia Palazzi e Benalì, stessi 11 d'inizio gara per il Foggia. Al quinto ancora Foggia con Chirico che in area chiama al miracolo Pigliacelli. Si soffre sulle tribune dello stadio Adriatico, visto che ancora Chirico al nono minuto è pericolosissimo dalle parti della porta difesa da Pigliacelli. I biancazzurri appaiono in difficoltà, ma la dea bendata si ricorda per una volta almeno del Delfino, visto che al 12esimo Crescenzi vince sulla destra un contrasto e cross a centro area per Pettinari, che con una magia fa 2-0, facendo esplodere la gioia dei tifosi biancazzurri. Ma c'è del dolce ancora per gli abruzzesi, visto che al 18esimo sulla linea Mazzotta, Brugman, Benalì, si materializza il tris con la rete del giocatore libico entrato qualche minuto prima. Gara quasi in ghiaccio nel caldo africano dell'Adriatico, dove i tifosi pescaresi fanno festa. In campo la gara cala un po' di intensità, anche se al 28esimo è ancora Benalì a rendersi pericoloso. Dalla parte opposta è Mazzeo a sfiorare il gol, ma poi ancora è solo Pescara con la grande rete di Mancuso al 34esimo, a pochi secondi dal suo ingresso, per il 4-0, e la cinquina al 36esimo con Pettinari, che sigla così la sua tripletta personale portandosi il pallone a casa.
al 44esimo, poi la rete ospite di Gerbo che serve però solo per le statistiche, e l'apoteosi all'Adriatico dove dopo un anno di delusioni i tifosi biancazzurri possono tornare finalmente a sognare. Se io me l'aspettavo così, poi che una squadra che gioca bene a calcio, che ha dei riferimenti, che è pericolosa, magari ogni tanto è un po' troppo sbilanciata, quello che mi succedeva a me un tempo. Per me rimane buona squadra, insomma, loro hanno tirato più di 20 volte in porta, noi no, che poi non l'hanno presa o l'ha presa degli acceri, c'è differenza anche in questo. Questa partita le ha chiarito un po' le idee anche rispetto al futuro di questi ragazzi? No, io le mie idee non cambio, io, di nuovo il discorso, noi abbiamo cominciato con i tre giovani, Koulibaly, Cappone e Del Sole, che a parte che sono giovani, a parte che i due hanno fatto sempre solo primavera e poi magari davanti allo stadio pieno, un po' di emozione sicuramente c'era e si è visto. Poi il resto, ripeto, noi dobbiamo migliorare tanto, specialmente in fase difensiva dove siamo passivi, aspettiamo che ci vengano addosso e di solito l'avversario non ci viene addosso ma trova spazi liberi. Vabbè, Pettinari, uno che fa tre gol non ci si può dire niente, poi un giocatore che è generoso, che lotta e poi magari deve ringraziare anche un po' la difesa avversaria, però non ci voglio levare i meriti perché ha lottato su tutte le palle e quindi si vede che ha fame e che ha la voglia, io spero che ci dura a lungo. Vabbè, per me era un giocatore importante prima e poi un collaboratore importante, noi nello spogliatoio ne parliamo quasi ogni giorno. Su quello che faceva, come lo faceva, quindi mi è rimasto. Io con Giovanni era un compagno, Giovanni era importante per una cosa, Mancini per l'altra, però stavano bene insieme. Per quello che mi riguarda sì, io parlavo di delle difficoltà eventuali di mantenere lo stesso ritmo, il primo tempo specialmente siamo andati molte volte in difficoltà nelle ripartenze, quindi abbiamo concesso un po' troppo, potevamo essere molto più bravi a tenere il palleggio e a muovere la squadra avversaria in modo diverso. Però diciamo che come dicevo prima, le opportunità le abbiamo create, siamo arrivati davanti alla porta, abbiamo tirato, però è chiaro che se non fai gol diventa poi difficile. Poi dal secondo gol, quello che mi dà fastidio, ripeto, è l'atteggiamento. Non bisogna mai abbassare la testa, bisogna continuare a lavorare, anche perché c'era, mi sembra, più di 25 minuti a disposizione, quindi c'erano tutte le possibilità per ribaltare o per rimettere in sesto la partita. Per quello che riguarda Chiricò, se facesse gol sarebbe davvero un giocatore di altra categoria, però l'importante è che ci arriva, che sta oltretutto imparando a giocare con la squadra, quindi quello che mi fa piacere, oltre alle occasioni che si è creato, anche quelle che ha fatto per i compagni. Riguardo a Pettinari, credo che gli abbiamo passato la palla noi, quindi è stato molto bravo. E adesso scendiamo in Serie C per andare a vedere la partita d'esordio del Teramo sul neutro di Porto Gruaro contro il Mestre. Una rete di Bacio Terracino all'ultimo assalto salva il Teramo dalla sconfitta, una vera e propria prodezza quella dell'ex attaccante del Lumezzane entrato nella ripresa perché non al meglio della condizione. Per il Mestre era andato in gol Neto Pereira nel primo tempo, il servizio della partita è poi a seguire le interviste dei due allenatori Asta e Zironelli. Jacopo Forcella. All'ultimo respiro,
Quando la prima sconfitta stagionale sembrava materializzarsi con lo spettro del turno di riposo la prossima settimana, il Teramo arpiona il pareggio al Mecchia di Portogruaro. Il lampo di Antonio Bacio Terracino, doppio controllo di destro e fiondata mancina a battere Favaro, è una benedizione per il Diavolo, che esce indenne dalla trasferta numero 1 dell'anno al minuto 94. Prodezza accecante in una ripresa che aveva mostrato il lato peggiore della squadra di Asta dopo una frazione iniziale con ampi sprazzi di luce. Il tecnico sceglie Calore e non Lewandowski tra i pali, e avrà ragione lui. Il Diavolo si disimpegna bene, ma manca colpevolmente la stoccata che potrebbe indirizzare la partita al minuto 18, perché Foggia, lanciato a rete a tu per tu con l'estremo difensore di casa, apre troppo il compasso e l'errore dell'ex attaccante del Melfi è un peccato mortale, pagato a caro prezzo al minuto 27. Kirwan crossa da destra senza ritmo, Caidi e Speranza prendono in consegna Spagnoli ma lasciano solo Neto Pereira, libero di colpire indisturbato di testa per il vantaggio di casa. Una mazzata per il Teramo, che si riorganizza e ricomincia a tessere la trama del suo gioco. Ilari sfiora il palo al 35esimo, Fratangelo a 3 dall'intervallo emula proprio Foggia da posizione però più complicata, mandando a lato un'altra buona occasione. Nel secondo tempo la squadra di Asta, che inserisce Bacio Terracino per Fratangelo, sembra trovare subito il bandolo della matassa, con la staffilata ancora di Ilari, respinta a mani aperte da Favaro, bravo ad alzare sopra la traversa anche l'iniziativa interessante di De Grazia, fendente deviato in corner. Il Teramo però finisce qui. Zironelli toglie Spagnoli per la sottovia e il cambio sembra giovare ai veneti, che prendono campo. Proprio il neoentrato centra il palo al minuto 65, brivido per la retroguardia biancorossa chiamata ben presto agli straordinari. Calore al 72esimo e super sulla battuta ravvicinata ancora di un sottovia scatenato, deviazione provvidenziale che evita il colpo del KO per il Teramo, che inserisce Fagioli e Graziano per Foggia e Varas, ma non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Sarà alla fine dei conti un merito tenere duro e rimanere in partita, un atteggiamento che premerà la condotta del Diavolo, che barcolla però nuovamente con il missile del neoentrato Casarotto, smanacciato in angolo ancora da Calore. Migliore in campo dei biancorossi, in grado di centrare all'ultimo sussulto un gol che vale un pareggio di platino. Quello di Bacio Terracino vale infatti da solo il prezzo del biglietto e consegna un punto utilissimo al Teramo, con 14 giorni davanti per continuare il lavoro intrapreso e correggere, per quanto possibile, gli errori di gioventù di una squadra che ha dimostrato di rimanere attaccata al match fino ad oltre il 90esimo. Veramente sarebbe stato un peccato venire fuori senza qualcosa, non lo so quali potevano essere, i 3 punti o un punto, comunque portare via qualche punto, perché effettivamente è vero, il primo tempo soprattutto abbiamo avuto 2 occasioni abbastanza nitide e quindi una volta che ti trovi in svantaggio, conoscevamo il Mestre, sapevamo che era una squadra che poi quando ha il vantaggio riparte molto bene, quindi per noi diventava molto difficile, ma invece siamo stati di nuovo bravi a ricreare ancora. I primi 20 minuti del secondo tempo ancora abbiamo avuto 2 o 3 palle importanti, il loro portiere ha fatto una parata incredibile su Ilari, e poi il calcio è questo, spendi molto la prima giornata ci sta, noi attaccavamo molto, gli ultimi quarto d'ora abbiamo concesso qualcosa a loro e magari potevano andare sul 2-0. Sul palo non ho pensato che adesso l'andavamo a pareggiare, no, perché gli ultimi 10 minuti, gli ultimi 7-8 minuti eravamo cotti, perché noi abbiamo speso veramente tanto, per come giochiamo noi non era facile. Una buona dose di fortuna, però tutta meritata, perché nell'arco della partita abbiamo veramente, devo vedere lo score, ma 13-14 tiri abbiamo fatti in porta, e quindi il loro portiere ha fatto 3-4 parate incredibili, 2-3 sono uscite, quello di Foggia tu per tu così sullo 0-0, però affrontavamo una squadra a mio avviso buona, lo sapevamo, una squadra che attacca con molti giocatori e quindi non era facile, soprattutto quando ti trovi in svantaggio con loro, perché se vai in vantaggio magari si potevano esporre di più e magari in contropiede potevamo essere, ma adesso col senno di poi, un punto meritato, giocato in una certa maniera, e poi l'ultima cosa è veramente con una squadra veramente di ragazzini, è entrato un 2000, 98, 97, una cosa veramente straordinaria e ne sono contento, però non può essere sempre così reale, adesso vedremo, ci saranno gli ultimi 3 o 2 giorni di mercato e sappiamo con la società che cosa dovremo fare. Abbiamo sbagliato parecchi gol nel secondo tempo, loro ne hanno sbagliati anche loro un paio nel primo, però tutto sommato avevamo il vantaggio, siamo riusciti anche a gestirlo bene perché abbiamo rischiato qualche tiro da fuori area, niente di più, e poi
sull'unica disattenzione, su un fallo comunque di Papo che aveva preso il pallone netto. Peccato, dai, inutile stare qua a parlare, erano tre punti bellissimi e sono, è solo un punto, però hanno fatto una grandissima prestazione, secondo me è da tenere buona quello, è una buona, buonissima base di partenza perché era una buona squadra. È tutto per la prima edizione del TG6. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.